Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale David Channel. Frutta e verdura, ci dicono sempre di mangiarne in grandi quantità e di mangiarne in abbondanza. Ma perché ci dicono questo? Beh ragazzi, in realtà la risposta è molto semplice. Ce lo dicono perché sia la frutta che la verdura sono degli alimenti molto importanti, anzi io direi fondamentali, per il sostentamento del corpo umano. In particolar modo la verdura contiene molte fibre vegetali, le quali svolgono un ruolo fondamentale soprattutto a livello intestinale, mentre la frutta contiene tante vitamine e le vitamine, dal punto di vista biochimico, svolgono un ruolo indispensabile nello svolgimento di determinate reazioni biochimiche. Sono infatti degli importanti cofattori enzimatici. Comunque, sia la frutta che la verdura sono costituiti da cellule vegetali. E noi in questo video andremo a vedere proprio nel dettaglio come è fatta una cellula vegetale, perché è così importante e soprattutto perché si differenzia dalla cellula animale. Quindi io direi di far partire la sigla e poi entriamo subito nel vivo dell'azione, spiegando appunto come è fatta la cellula vegetale. Bene ragazzi, eccoci qua. Da come avrete potuto capire, quindi dall'intro di questo video, oggi vedremo come è fatta la cellula vegetale. Prima di continuare, però, vi ricordo che potete iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche in modo tale da rimanere sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video e in modo tale da seguire proprio real time tutti i miei aggiornamenti. Detto questo, bando alle ciance, vediamo come è fatta una cellula vegetale. Eccola qui. Come potete vedere, all'interno di questa cellula vegetale ci sono vari organelli che per alcuni versi sono uguali a quelli della cellula animale, mentre alcuni organelli invece sono diversi rispetto a quelli della cellula animale, anzi sono del tutto assenti. Ora io non parlerò in maniera specifica e dettagliata di tutti gli organelli presenti all'interno della cellula vegetale, perché che cos'è il nucleo, che cosa sono i mitocondri, che cosa sono i ribosomi, che cos'è l'apparato del Golgi, eccetera, eccetera, già lo spiego in maniera dettagliata, approfondita nel video in cui parlo della cellula animale. Anzi, vi lascio il link in descrizione, così se volete andare a ripassare qualcosa potete farlo seguendo quel video. In questo video parlerò semplicemente di queste tre differenze fondamentali che ci sono fra una cellula vegetale e una cellula animale. Al primo posto, sicuramente troviamo la presenza di una parete cellulare. Al secondo posto troviamo la presenza di un vacuolo e al terzo posto troviamo la presenza di plastidi. Vediamo e iniziamo a parlare della parete cellulare. La parete è una struttura molto complessa, tipica di tutte le cellule vegetali e che svolge importanti funzioni sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista funzionale. La parete cellulare non è una struttura uniforme, ma varia in composizione e aspetto nei vari tipi cellulari. Vediamo quali sono le funzioni principali di questa parete. Beh, sicuramente troviamo il conferimento della forza meccanica, il mantenimento della forma, il controllo dell'espansione, che è una funzione che la parete cellulare svolge principalmente nelle cellule giovani che stanno quindi crescendo. Poi abbiamo il controllo del trasporto intercellulare, perché essendo una struttura di transizione, e separa appunto l'ambiente intracellulare dall'ambiente extracellulare. Un'altra funzione molto importante della parete è quella di svolgere una sorta di protezione da parte di microrganismi patogeni. Mi viene per esempio da pensare all'Agrobacterium tumefaciens, che è un batterio in grado di causare il tumore del colletto o la galla del colletto. Ovviamente vi lascio sempre determinati approfondimenti se l'argomento vi può interessare, con determinati link in descrizione. Un'altra funzione che svolge la parete cellulare è quella di produrre molecole segnale e infine abbiamo anche l'immagazzinamento di sostanze di riserva. Questa è una funzione che condivide anche col vacuolo e vedremo più in là che cos'è il vacuolo e quali sono le sue principali mansioni all'interno della cellula vegetale. Ovviamente la parete cellulare è costituita ed è composta da varie strutture. A partire dall'interno verso l'esterno della cellula troviamo quindi la membrana plasmatica, che è presente anche nelle cellule animali e della quale ovviamente in questo video non parlerò. Poi abbiamo la parete secondaria, la parete primaria e la lamella mediana. Analizzando nel dettaglio ognuna di queste strutture, iniziamo a parlare della parete secondaria.
La parete secondaria è tipica delle cellule che hanno completato il processo di sviluppo. È formata da più strati e ha una composizione di struttura altamente variabile, tant'è vero che il suo principale componente è la lignina. Per quanto riguarda invece la parete primaria, possiamo dire che quest'ultima si forma nelle cellule in fase di crescita e a differenza della parete secondaria, la quale abbiamo appena detto ha un'altissima variabilità in composizione e struttura, la parete primaria è simile in tutte le cellule vegetali e ha uno spessore compreso fra 0,1 micrometri e 1 micrometro. Il micrometro, ragazzi, è un'unità di misura estremamente piccola, sarebbe 1,0 per 10 alla meno 6, ovvero sarebbe la milionesima parte del metro, ovvero la millesima parte del millimetro. In altre parole, possiamo scrivere che un micrometro è 1,0 per 10 alla meno 6 metri, ovvero 0,000001 metri. Questo è per farvi capire di che numeri stiamo parlando, cioè numeri veramente piccoli, minuscoli. Qui in questa foto possiamo vedere come è fatta appunto una parete primaria e come è disposta nella cellula vegetale. La troviamo in alto, indicata con CW1 o CW1, in basso abbiamo le tre pareti secondarie, indicate con S1, S2 e S3, e poi abbiamo appunto la lamella mediana che separa due pareti primarie. In quest'altra foto, che è ancora più zoomata, si distinguono bene le due pareti primarie. Al centro abbiamo la lamella mediana che divide in maniera netta queste due strutture e poi abbiamo anche un piccolo angolo ricco di pectine che si forma proprio perché appunto questa parete cellulare non è ben sagomata e ben definita. Ci sono anche delle forme arrotondate che appunto generano questi piccoli corner ricchi di pectine. I componenti della parete primaria fondamentalmente sono due. Abbiamo i polisaccaridi, quindi cellulosa, emicellulosa e pectine che rappresentano e costituiscono circa l'85% della parete primaria. E poi abbiamo le proteine, che invece costituiscono il restante 15%. La cellulosa è un polimero lineare di D più glucosio, messo in legame beta-1,4. Vedremo poi che cosa vuol dire beta-1,4. La cellulosa costituisce circa il 30% del peso delle pareti primarie, si dispone a formare una struttura microfibrille e il grado di cristallizzazione e polimerizzazione è più elevato nelle pareti secondarie rispetto invece alle pareti primarie. L'orientamento delle microfibrille di nuova sintesi è perpendicolare all'asse di crescita della cellulosa. La lunghezza delle catene di cellulosa varia da circa 2.000 a circa 20.000 residui di glucosio, C6H12O6. Le dimensioni delle microfibrille invece variano da circa 30 catene a circa 200 catene di microfibrille e le catene hanno un diametro compreso fra 5 e 15 nanometri. Il nanometro è un'unità di misura ancora più piccola rispetto al micrometro che abbiamo detto prima. Sarebbe praticamente la miliardesima parte del metro, la milionesima parte del millimetro. Quindi un nanometro sarebbe 1,0 per 10 alla meno 9 metri. Questa è una molecola di cellulosa. Come potete vedere, abbiamo due molecole di glucosio legate fra loro. Legame beta-1,4 vuol dire che il primo carbonio del glucosio di sinistra è legato tramite un ossigeno al carbonio numero 4 invece del glucosio di destra, da cui appunto prende il nome beta-1,4. Parliamo ora delle emicellulose, che sono un altro componente fondamentale della parete primaria delle cellule vegetali. Le emicellulose rappresentano un gruppo eterogeneo di polisaccaridi ad alta variabilità. Non formano fibrille perché già sono altamente ramificate o comunque sia sono non lineari. Le emicellulose sono sintetizzate nell'apparato del Golgi da un enzima molto importante e molto grande dal punto di vista biologico chiamato glucosiltrasferasi.
emicellulose più importanti sono gli xiloglucani, gli xilani, i beta-glucani, i mannani e i glucomannani. Poi ne abbiamo anche altre che sono il galattomannano, l'arabino galattano di tipo 2 e il callosio. Vediamo nel dettaglio gli xiloglucani. Questi ultimi sono dei polimeri di unità di D più glucosio in legame beta-1,4, con residui di xilosio legati in posizione 6. All'ossilosio è legata anche una molecola di galattosio in posizione 2, a cui spesso è legata anche una molecola di alfa-fucosio. Per quanto riguarda gli xilani, invece, su di loro possiamo dire che sono le emicellulose più abbondanti nella parete primaria di alcune tipologie di piante, come ad esempio le monocotiledoni. Vedete sempre il link in descrizione. Inoltre, gli xilani sono dei polimeri lineari di D-xilosio in legame beta-1,4. Per quanto riguarda i glucani, invece, possiamo dire che loro sono tipici delle graminacee. Sicuramente avrete già sentito parlare delle graminacee, alcuni di voi ne saranno anche allergici. Per approfondimenti, vedete sempre i vari link che vi lascio qui sotto. I beta-glucani sono dei polimeri di D più glucosio in legame beta-1,3 oppure beta-1,4. Poi abbiamo i mannani e i glucomannani, che sono fondamentalmente presenti principalmente nei semi e dal punto di vista chimico si presentano come dei polimeri lineari di mannosio in legame beta-1,4. I glucomannani invece sono tipici delle conifere, sono dei polimeri lineari di D più glucosio e D più mannosio in rapporti variabili, ma sempre in legame beta-1,4. Può essere anche presente un galattosio in legame 1,6 e in questo caso si parla di galattoglucomannani. Questi nomi possono sembrare un po' complicati e un po' difficili da ricordare, però se capite bene la chimica di quello che stiamo dicendo, sicuramente questo vi aiuterà molto nel ricordare i nomi di queste grandissime molecole di cui stiamo parlando. Parliamo ora delle pectine. Le pectine sono un gruppo eterogeneo di polisaccaridi contenenti uno zucchero acido, che generalmente è l'acido galatturonico, e residui di mannosio, arabinosio, galattosio e xilosio. Formano gel in presenza di ioni bivalenti, come nel caso delle gelatine di frutta, che tutti noi avremmo mangiato almeno una volta. Le più importanti sono il rhamnogalatturonano di tipo 1, il rhamnogalatturonano di tipo 2 e l'omogalatturonano. Altre pectine di minore importanza sono l'arabinano, il galattano, l'arabinogalattano di tipo 1. Vediamo nel dettaglio il rhamnogalatturonano di tipo 1 e di tipo 2. Fondamentalmente il rhamnogalatturonano di tipo 1 è la pectina più abbondante, è un polimero composto da unità ripetute del disaccaride alfa di rhamnosio in legame 1,4 e alfa di galattosio 1,2. Poi ci sono anche delle catene lineari legate al rhamnosio in posizione 1,5 oppure 1,4. Il rhamnogalatturonano di tipo 2 invece è una struttura molto complessa, costituita da almeno 10 zuccheri differenti, e è in grado di formare dei dimeri. Presenta anche dei siti di legame con gli atomi di boro. Questo è il rhamnogalatturonano di tipo 1, come potete vedere, è una macromolecola, cioè una molecola molto grande e molto complessa. Questa invece è il rhamnogalatturonano di tipo 2. Anche questo è molto grande, molto complesso e soprattutto anche molto pesante dal punto di vista biochimico. Per quanto riguarda l'omogalatturonano, su di esso possiamo dire che è un polimero lineare fatto di acido alfa D galatturonico unite da legami 1,4. È costituito da circa 200 unità ed è grande circa 100 nanometri. In basso troviamo appunto la sua struttura o formula chimica. È indicato anche con la sigla HGA. Parliamo ora delle proteine facenti parte della struttura primaria, della parete primaria. Le più importanti sono quattro. Abbiamo al primo posto le estensine, indicate anche con la sigla HRGP. Poi abbiamo le PRP, ovvero le Prolein Rich Protein, le GRP, ovvero le Glycine Rich Protein, e poi abbiamo anche le AGP, ovvero le proteine arabino-galattaniche. Per quanto riguarda le estensine, loro hanno il tipico motivo serina idrossiprolina presa quattro volte.
I residui di idrossiprolina sono spesso glicosilati con lo zucchero arabinosio, mentre le serine sono glicosilate con il galattosio. Le estensine sono proteine in grado di formare anche legami intermolecolari e sono delle proteine insolubili in acqua. Le loro principali funzioni sono due: limitare l'eccessiva estensione cellulare, quindi possiamo dire che queste estensine assumono un ruolo fondamentale, soprattutto nelle fasi di crescita della cellula vegetale. E l'altra funzione importante che svolgono le estensioni è quella di offrire una certa resistenza agli attacchi dei microrganismi patogeni. Le PRP, le GRP e le AGP invece sono proteine sicuramente molto meno importanti rispetto alle estensioni, ma che sono comunque presenti nella parete cellulare. Per quanto riguarda le prolin-rich protein, ovvero le PRP, loro hanno l'unità ripetuta che è prolina-prolina, due amminoacidi random e un residuo di lisina. Sono localizzate maggiormente nei vasi xilematici, nelle fibre e nella corteccia. La quantità delle varie unità ripetute varia a seconda del tipo cellulare, della maturazione o dei diversi stimoli provenienti dall'ambiente esterno. Mi viene da pensare anche in questo caso, per esempio, all'attacco da parte dei microrganismi patogeni. Le glycine-rich protein, ovvero le GRP, invece, hanno il 70% di glicina e sono principalmente nei vasi xilematici. Ovviamente anche in questo caso vi lascio sempre il link in descrizione per ulteriori approfondimenti. Le AGP, invece, sono altamente glicosilate dall'arabinogalattano. Sono talmente glicosilate che per il 90% sono costituite proprio da questa molecola. Vediamo dal punto di vista grafico come si presentano tutte queste proteine. Queste sono le estensine, un'estensina. Poi abbiamo la PRP, la Prolin Rich Protein, come potete vedere, proteina lineare, vari residui amminoacidici. Ed essendo una PRP è ricca di prolina. Lo stesso discorso vale per la GRP, solo che anziché essere ricca in prolina è ricca in glicina. E infine abbiamo una proteina arabinogalattanica, che è dal punto di vista molecolare quella più grande e quella più pesante dopo le estensine. La lamella mediana è l'ultima struttura che fa parte appunto della parete cellulare, e poi inizieremo a parlare del vacuole e dei plastidi. La lamella mediana, presente in tutte le cellule vegetali, è presente soprattutto nelle cellule che hanno completato il ciclo di maturazione e di divisione mitotica. Funge principalmente da vero e proprio divisorio fra le pareti primaria di due o più cellule contigue e quindi adiacenti fra loro, in un tessuto in cui ci sono molte cellule vegetali. Questa lamella mediana distingue bene appunto i gradi di separazione che ci sono fra le varie cellule di quel determinato tessuto. Rappresenta un'ulteriore barriera da attraversare per eventuali organismi esterni. Parliamo ora del vacuolo, che è il secondo organello per il quale la cellula vegetale si differenzia dalla cellula animale. Il vacuolo è un organello di fondamentale importanza per la cellula vegetale e svolge varie funzioni, tra cui riserva, digestione, protezione da patogeni e omeostasi ionica. Il vacuolo è circondato da una membrana chiamata tonoplasto. Nelle cellule giovani ci sono dei provacuoli che originano dall'apparato del Golgi. Una volta raggiunta la completa e totale maturità, questi provacuoli fondono fra loro, generando grandi vacuoli, i quali occupano gran parte del volume cellulare. Il vacuolo consente alla pianta di attuare un'economia biosintetica, il che è fondamentale per la sopravvivenza della cellula vegetale. Il vacuolo contiene acqua, ioni inorganici, zuccheri, enzimi e metaboliti secondari. È anche ricco di enzimi idrolitici, come ad esempio le proteasi e le ribonucleasi, glicosidasi. Nel ruolo litico dei vacuoli c'è il rilascio di tali enzimi nel citosol durante i processi degradativi, come ad esempio la senescenza. Alcuni vacuoli sono specializzati nell'accumulo di sostanze, come ad esempio le proteine o i corpi chetonici presenti soprattutto nelle cellule dei semi di alcune piante specializzate.
L'accumulo di soluti garantisce al vacuolo la forza motrice osmotica per l'assorbimento di acqua necessaria alla crescita per distensione della cellula vegetale. La pressione di turgore necessaria alla crescita della cellula generata per via osmotica è responsabile del portamento ortotropo delle specie erbacee che mancano di tessuti lignificati di sostegno. Come potete vedere, questa è la stessa immagine che abbiamo visto all'inizio del video, e il vacuolo praticamente occupa gran parte del volume cellulare. Abbiamo il tonoplasto, che è la membrana che circonda il vacuolo stesso, e in quest'altra immagine invece, che è un'immagine al microscopio elettronico, è possibile vedere la grandezza dei vacuoli all'interno delle cellule vegetali di un determinato tessuto. Parliamo ora dei plastidi, che sono gli ultimi organelli di cui parleremo in questo video e che sono gli ultimi organelli che caratterizzano la parete, cioè la cellula vegetale, scusate. I plastidi sono organelli deputati alle reazioni di fotosintesi clorofilliana e all'accumulo di sostanze. Si suddividono in cloroplasti, leucoplasti e cromoplasti. Parliamo dei cloroplasti. I cloroplasti sono la sede della fotosintesi, nelle cellule che vengono fatte crescere al buio sono presenti gli ezioplasti che contengono i corpi prolamellari e che possono essere quindi considerati dei veri e propri precursori dei cloroplasti. Questo perché in realtà è la luce che innesca il loro differenziamento in cloroplasti. I cloroplasti sono dei corpi tondeggianti, composti da due membrane, una interna e una esterna, e una matrice chiamata stroma, all'interno della quale sono immerse strutture lamellari e membranose impilate le une sopra le altre, dette appunto tilacoidi. I tilacoidi costituiscono i grani. Questi grani, presi singolarmente, vengono chiamati granum. In questa immagine è possibile vedere in maniera netta, distinta e dettagliata tutte le cose che ho detto sui cloroplasti fino adesso. Come potete vedere, abbiamo una membrana esterna, una membrana interna, abbiamo lo stroma, che è la matrice dove sono immersi i tilacoidi e i grani. Questo è l'apparato fotosintetico, del quale non parlerò qui in questo video, perché la fotosintesi è un argomento molto complesso che richiede molte spiegazioni, quindi fatemi sapere nei commenti se volete un video in cui io vi parlo in maniera specifica e dettagliata della fotosintesi clorofilliana. Quello che dovete sapere è che questo complesso è, diciamo, la centrale della fotosintesi clorofilliana. Questa è la reazione della fotosintesi. Come potete vedere, ci sono delle molecole di anidride carbonica e di acqua come reagenti, quindi nella parte sinistra della reazione, nella parte destra abbiamo zucchero e ossigeno. La reazione è già bilanciata, quindi la particolarità è che da molecole inorganiche si può dare origine a una molecola organica come appunto il glucosio più ossigeno. Per quanto riguarda i leucoplasti, su di loro possiamo dire che hanno prettamente funzioni di accumulo e di riserva. Possono essere di tre tipi. Abbiamo per esempio i lipidoplasti che accumulano lipidi e possono contenere gocce di olio. Abbiamo i proteinoplasti che accumulano proteine varie e hanno una propria membrana. E infine abbiamo anche gli amiloplasti che accumulano amidi. Si trovano principalmente nei tessuti di riserva del fusto, delle radici e dei semi. Infine abbiamo i cromoplasti che determinano la colorazione dei frutti e dei fiori. Non contengono la clorofilla, ma sono in grado di produrre e accumulare sia carotenoidi che xantofille. E anche su questo argomento vi lascio dei link in descrizione per ulteriori approfondimenti. Siamo giunti quindi alla fine di questo video. Spero che il video vi sia piaciuto o che comunque lo abbiate trovato
interessante. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, se volete altri video di questo genere, se volete un video dove parlo della fotosintesi. Lasciate un like se il video vi è piaciuto, un dislike se invece non vi è piaciuto. Noi ci vediamo e ci sentiamo con un prossimo video. Vi auguro un buon proseguimento a tutti e buona giornata. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Ciao ciao! The fucking pretty face in the club on the floor. I want some more. I'm waiting for a sign.